djfoxradio.com, la radio che ti rincorre. Allora, l'ultima delle domande arrivate questa settimana è questa. Sempre parlando di queste sanzioni date in questo periodo per le violazioni delle norme restrittive. Allora, un cittadino che passeggia a piedi o fa sport entro i limiti consentiti, che non ha con sé un documento di identità, è sanzionabile? E se si tratta di adolescente? Gli eventuali assembramenti di adolescenti implicano sanzioni per i genitori di quei ragazzi? Allora, per quanto riguarda il cittadino che a piedi o facendo sport non ha con sé il documento di identità, in sé non è sanzionabile, cioè non è previsto nel nostro ordinamento un obbligo di portare con sé il documento di identità, a meno che chiaramente non si sia la guida, ma quello è un altro discorso, per l'obbligo di portare con sé la patente e i documenti di identità. Cosa diversa è se mi ferma il pubblico ufficiale, io chiaramente ho l'obbligo, penalmente sanzionabile se mi rifiuto, di fornire le mie generalità, quindi comunicare chiaramente tutte le mie generalità, nome, cognome, residenza, eccetera. Però non vi è un vero e proprio obbligo di avere con sé il documento. Per quanto riguarda il discorso degli eventuali, ecco, assembramenti di adolescenti, se implichino le sanzioni per i genitori di quei ragazzi, sì, nel senso che, tornando alla legge 689 dell'81, che disciplina un po' questi casi, questi tipi di sanzioni, gli eventuali ricorsi, l'articolo 2 di questa norma dice: non può essere assoggettata a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, eccetera eccetera. Poi il secondo comma di questo articolo 2 dice: fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto, quindi il genitore. Quindi la sanzione andrà indirizzata ai genitori per la violazione commessa dal figlio, appunto, adolescente. Con questo spero di aver risposto alle domande che mi sono state fornite e saluto tutti, a risentirci. DJFoxRadio.com, la radio che ti rincorre.